Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial per la Bedrock Edition di Minecraft, la versione che gira su tutte quante le console, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, sugli smartphone iOS e Android e anche su Windows 10 e 11. Oggi andremo a vedere una farm multiuso. Potrete utilizzarla per recuperare del cibo, lana se utilizzerete le pecore, potrete utilizzarla come farm di esperienza e anche come farm di tutti quei blocchi che si trovano all'interno del Deep Dark. Quindi ragazzi, una farm davvero molto interessante, ma anche molto semplice da costruire. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito il nostro tutorial. Iniziamo dunque piazzando 6 blocchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e davanti mettiamo 6 pistoni normali, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Proseguiamo ora mettendo 1, 2, 3 blocchi da questa parte, 1, 2, 3 blocchi da questa parte e poi andiamo a completare questa prima vasca. E ora prendiamo dei secchi d'acqua e andiamo a posizionarla davanti a ciascun pistone, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 secchi d'acqua. Riprendiamo ora la cobblestone e andiamo a creare un bordo qua sopra in questo modo, fino ad arrivare qua sopra questi pistoni così. Ora andiamo a prendere due secchi di lava, uno lo andiamo a mettere in questo punto, qua sotto ci sono i pistoni, e uno dalla parte opposta. Ora aspettiamo che la lava praticamente vada a ricoprire tutta quanta l'acqua in questa maniera. Dato che vogliamo fare un generatore di pietra liscia, andiamo a creare un timer qua dietro in modo che vada a azionare i pistoni che spingeranno la pietra. Allora, qui dobbiamo più o meno stare verso il centro, non importa quale distanza, visto che sono 6 blocchi, facciamo 1, 2, 3 blocchi di distanza e qua andiamo a mettere un repeater. Poi questo repeater lo settiamo con il massimo ritardo possibile, mettiamo cobblestone qui, cobblestone qui, qua andiamo a mettere una torcia di redstone e sopra andiamo a mettere un blocco di cobblestone. Poi qui andiamo a mettere della redstone in questo punto e come vedete abbiamo creato il nostro timer. Andiamo a mettere una leva qua che possiamo utilizzare per fermare il timer e poi andiamo a unire tutto quanto qua sopra. Prima andiamo a mettere della redstone sopra tutti questi blocchi e poi andiamo ad unirla con uno di questi due punti del timer, quindi direi proprio così. Guardate cosa succede ragazzi, vedete piano piano viene creata la pietra che viene spinta in avanti dai pistoni. Se volete ragazzi, qua abbiamo creato già un generatore di pietra liscia, quindi potreste fermarvi qui se dovesse servirvi. In realtà noi abbiamo un altro scopo per la nostra farm. Facciamo funzionare questo meccanismo fino a quando i pistoni riescono a spingere questa fila di blocchi di pietra. Ci vorrà un attimo, ma a un certo punto si fermeranno e poi a questo punto potremo continuare la nostra costruzione. Più o meno dovrebbero essere 15 blocchi, mi pare proprio di sì. Ok, vedete che adesso i pistoni non riescono più a spingere nulla. Ora andiamo a creare un contorno con un blocco qualunque, io in questo caso uso la cobblestone, che circondi tutta la parte che abbiamo praticamente creato con il nostro generatore, quindi andiamo a rinchiuderla in questo modo. Facciamo anche un secondo bordo più alto, sempre qua, che vada a così coprire tutta questa parte qua. Ok, abbiamo creato la nostra zona qua in mezzo. Dato che all'interno di questa parte dovremo mettere delle pecore, ci tocca alzarla di un altro blocco perché altrimenti scapperebbero. Quindi andiamo a completare quest'altro contorno sempre in questo modo. Ok, perfetto. Ora dobbiamo andare a prendere uno Skulk Catalyst. Questo è un nuovo blocco introdotto nella 1.19 che potete trovare all'interno del Deep Dark. Lo andiamo a posizionare più o meno al centro di questa vasca a due blocchi di altezza, quindi io lo vado a mettere qua, in questa maniera. Andiamo a prendere nuovamente il blocco che abbiamo utilizzato per costruire la nostra farm. Andiamo da questa parte, quindi quella opposta a dove abbiamo fatto il generatore di stone, e mettiamo 1, 2, 3 blocchi. Poi ne mettiamo altri 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per arrivare da questa parte. E ora qua creiamo una piattaforma 3x7, quindi ne aggiungiamo altri 2 in questa maniera. Ok.
E ora andiamo a creare un bordo a questa parte qui. Partendo da qua facciamo 1, 2, 3 e 4. Poi andiamo a chiudere così. E qua andiamo a completare. Facciamolo alto 3 blocchi, quindi ne aggiungiamo altri 2. Ok, 1 e 2. Ecco fatto. Ora prendiamo del vetro e ne mettiamo 2 blocchi così e creiamo questa parte in questa maniera, quindi partendo da questo blocco qua. Ora ci serviranno dei mezzi blocchi che andiamo a mettere qua sopra questo blocco, in questa metà qui, e andiamo a fare così. Prendiamo ora della cobblestone e andiamo a chiudere qua sopra in questa maniera. Qui rimarrà lo spazio di mezzo blocco, mentre qui rimarrà lo spazio di un blocco. Ora ci serviranno 6 secchi d'acqua che andiamo a mettere qua sotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per impedire poi all'acqua di uscire, come state vedendo, andiamo a mettere dei bottoni qua sopra questi blocchi di vetro, in questa maniera. In questo modo l'acqua si fermerà in questo punto e qua ovviamente non sarà tutto quanto allagato. Ora all'interno di questo spazio che abbiamo creato con l'acqua dovremo andare a mettere 30 pecore. Non possiamo farle riprodurre in questo momento all'interno di questa zona perché altrimenti i piccoli uscirebbero da questa parte, che è poi quello che ci servirà per far funzionare la farm. Quindi magari preparatevi una piccola farm di pecore qua a fianco, le fate riprodurre, poi magari create, che ne so, una cosa del genere, ecco così, o anche un po' più larga. Esatto, e poi le fate salire in qualche maniera, le attirate per esempio con il grano, qui create una scala che vi servirà appunto per farle salire, insomma ingegnatevi un pochino per fare questa cosa, poi potrete anche andare a togliere tutta questa parte qui che costruite. Adesso io utilizzerò questo uovo per poterle aggiungere. Ora dovete procurarvi una bella spada, una zappa, delle scale che potete utilizzare qua per poter salire sulla parte superiore e tanto grano che vi servirà per far riprodurre tutte queste pecore. Adesso iniziamo il nostro lavoro, quindi togliamo la scala, qui vedete ne ho preso veramente tantissimo, inizio a far riprodurre tutte le pecore. Cosa succederà ragazzi? Che i piccoli praticamente finiranno all'interno di questo spazio e andranno all'interno di questa zona che abbiamo costruito prima. Quindi facciamo in modo che tutte quante si riproducano, quindi avremo un bel po' di pecore qua sotto. Ora che avete fatto riprodurre queste pecore potete aspettare che crescano, oppure se avete voglia potete farle crescere direttamente dandogli il grano. Una volta che le pecore saranno cresciute, io alla fine ho utilizzato un uovo per velocizzare la registrazione, entrate in questa parte e fate ciò che non vorreste mai fare, ossia dovete uccidere le pecore. Questa cosa vi darà anche l'opportunità di recuperare un po' di carne. Quindi facciamo così e guardate cosa succede ragazzi. Come vedete, man mano che uccidiamo le pecore, questo blocco qui va a creare questi blocchi qua sotto. Ok? Quindi qua andiamo a uccidere le pecore. Se notate ragazzi, noi l'esperienza ancora non l'abbiamo presa. Oltretutto abbiamo recuperato tutte queste cose. Perché? Perché l'esperienza è entrata all'interno di questi blocchi. E ora utilizzando la zappa, ragazzi, potremo andare a recuperare anche quella. Quindi adesso vado in Game Mode Survival. Così vedete, ho già 4 livelli, ma non preoccupatevi. E proviamo a togliere questi blocchi qua. Guardate, eh. Tac, e voilà. E vedete cosa succede man mano che tolgo i blocchi? Viene creata della nuova pietra, pronti per far funzionare nuovamente la farm. Quindi ragazzi, se volete fare esperienza, potete farlo facilmente in questa maniera. Ecco qua ragazzi, questi non hanno esperienza, quindi li potete togliere tranquillamente in questa maniera. Stavo dimenticando di dirvi che potete utilizzare, oltre alle pecore, anche le mucche. Potete fare anche un mix se preferite. In questa maniera potete recuperare anche la carne sia di uno che dell'altro mob. Quindi praticamente ragazzi questa è una farm multiuso.
potete recuperare carne, quindi cibo, potete recuperare lana se avete le pecore, potete recuperare esperienza visto che questi blocchi la trattengono e quindi la potete poi prendere, potete recuperare tutti i blocchi del Deep Dark, sia questi rampicanti che i blocchi sotto che vi ho fatto vedere. Ricordatevi, deve sempre avere Silk Touch, l'attrezzo che utilizzate. Insomma, una farm multiuso davvero molto interessante per la 1.19. E dunque ragazzi, siamo giunti anche oggi al termine di questo tutorial, spero che questa farm vi possa essere utile, secondo me non è affatto male, mi raccomando di lasciare un like, di iscrivervi al canale e ci vediamo questa sera in live alle 20.45 su Twitch, il link del canale come sempre lo trovate in descrizione. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, ciao!